Ciao a tutti! Oggi prepareremo le gelatine al limone e all'arancia rossa. Il tempo di preparazione della ricetta è di circa 30 minuti. Gli ingredienti sono succo di limone, succo di arancia rossa, zucchero e gelatina di colla di pesce in fogli. In quantità di gli ingredienti li troverete sul nostro blog all'indirizzo videoricettebimbi.blogspot.it. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo il procedimento con il succo di limone. Mettiamo nel boccale il succo di limone e lo zucchero. Andiamo a cuocere il tutto per 15 minuti. Temperatura varoma, velocità 2. Adesso aggiungiamo nel boccale i fogli di gelatina ammollati e strizzati. Facciamo continuare la cottura per altri 2 minuti temperatura varoma velocità 2. Il nostro composto è pronto. Andiamo a riempire un boccale. Adesso andiamo a riempire le nostre formine in silicone. Adesso lasciamo raffreddare il tutto in frigo per 3-4 ore. Adesso ripetiamo lo stesso procedimento per il succo d'arancia rosso. Dopo aver lavato e asciugato il boccale, andiamo a mettere il succo di arancia rosso. Lo zucchero. Cuociamo per 15 minuti, temperatura varoma, velocità 2. Adesso aggiungiamo i nostri fogli di colla di pesce ammollati, strizzati. Continuiamo la cottura per altri 2 minuti. Temperatura varoma, velocità 2. Il nostro composto è pronto. Andiamo a versarli in un boccale e successivamente andremo a riempire le nostre formine che lasceremo raffreddare in frigo per almeno 4 ore. Gelatine al limone e arancia rossa. Grazie e alla prossima ricetta!